mica sempre il mondo è difficile, no? Tutte le domeniche cercheremo di sviscerare un pochettino le novità che il mondo e-bike, mountain bike mette sul piatto, ma anche nel mondo in generale, perché ci sembrava interessante, magari dal punto di vista non proprio estremamente tecnico, ma abbastanza di libero pensiero. Quasi ogni settimana escono news nel nostro mondo e ci piaceva un po' capire se era interessante fare quattro chiacchiere con voi e poi vedere anche cosa ne pensate voi. Dichiarano che l'obiettivo è anche quello di avere ovviamente una marea di prodotto, tutta la vasta gamma che c'è a Trek, però anche il discorso di servizio di assistenza in 24 ore. Ovviamente Trek lo può fare, no? Se si rompe un carro, il problema c'è. Cioè, ecco il carro. Sono un milione in magazzino. Quattro nuovi punti di Trek in Italia, principalmente centro-nord Italia, perché parliamo di Lombardia, Veneto e Toscana o Emilia, non mi ricordo bene. Quattro punti di gestione diretta di Trek. Comunque la tendenza dei grossi marchi è quella di farsi gli store per i cavoli loro. L'unica cosa che rimane a noi è cercare di puntare sulla qualità, perché forza. Ovviamente se Trek apre i negozi, Specialized apre i negozi, Giant apre i negozi, Cannondale quanto sta, noi ci con tutte le difficoltà che abbiamo per recuperare i prodotti, con tutti i problemi che ci sono, l'unica cosa che ci rimane da fare è avere un servizio di qualità. Da quanto dichiarato anche da Trek, è molto importante secondo loro avere l'assistenza in 24 ore. È paradossale che, come noi nel nostro piccolo negozio siamo abituati e cerchiamo sempre di dare un servizio di qualità, mentre la difficoltà vera è recuperare il prodotto e avere una vasta gamma di cose da vendere, da proporre, probabilmente lì sarà l'inverso. Sì. Perché il prodotto non ha i problemi di niente, lì sarà la scommessa, visto che ci sarà una marea di gente che andrà sui store, la scommessa sarà quella di mantenere un servizio di qualità. Quello che mi fa sperare è semplicemente il fatto di poter differenziarci per la nostra professionalità, la nostra filosofia, no? È l'unica... di lavoro, dare un servizio diverso da quello che magari in industria come Trek, su un negozio del genere dove entreranno centinaia, penso, immagino, di persone al giorno, la nostra conduzione nel negozio è quella più, vogliamo, anche familiare. C'è il rapporto col cliente, c'è la fidelizzazione, c'è una certa fiducia, anche amicizia, no? Amicizia anche, quindi è una parte importante quella. Non sarà facile stare al passo con tutto quello che faranno questi grossi store. Un lato che EICMA ci lascia di stupore è la ormai famosissima moto Parilla. È un po' paradossale per noi, però sta facendo parlare di tutti di sta bicicletta, che non è una bicicletta, è una mezza moto. Come riflettevo anche con altri qua in negozio, penso che ci siano possibilità di vederne in giro più di 10. Fine a se stessa, che ha un po' di scalpore. Tre modelli di questa ultima, poi c'è una che si chiama Carbon, che è guardabile, e una che sembra una moto, un CBR 600 RR. Audace, via. Ha delle caratteristiche già viste, secondo me, perché guardiamo il telaio della BH, è molto simile, ovviamente più snello, più fine. Ciclisticamente, secondo me, il bilanciamento dei pesi arretrati è valida come soluzione. Non prenderei mai una moto Parilla, prenderei piuttosto una BH. Bisogna provarla ovviamente in montagna, però sicuramente la bici non andrà male. C'è un po' di fatica dal purista a chiamarla bici, perché è più associabile a una moto. È un esercizio di ingegneria, sia dal punto di vista del peso, dei materiali usati, carbonio, alluminio aerospaziale, dichiarano. Certe parti sono state fatte con una tecnica particolare riciclabile. Evidentemente è fatta da gente che non va in bici. Il canotto della reggisella è fatto in modo tale che entra da sopra e esce da sotto. Quindi il tubo, il cavo della reggisella sta a tanto così dalla ruota posteriore, e quel cavo lì sappiamo tutti che mountain bike dopo tre uscite non funziona più la reggisella, è abbastanza palese. Comunque ha fatto scalpore e ne stanno parlando un sacco di gente di sta moto Parilla, tanto di cappello, perché a livello di marketing sono riusciti a fare il colpo, secondo me. Per la nostra rubrica è tutto qua per oggi. Linea Roma. No, dai, vediamo chi fa la prossima, che non so di che cosa parla e non so neanche chi la fa. Ciao. Buongiorno a tutti.
Questa rubrica si occupa di sostenibilità. Perché? Perché comunque sia la bicicletta è un mezzo sostenibile, è un prodotto che pensa anche alla natura e, come ormai sapete, pensiamo anche noi alla natura un pochettino. Abbiamo diversi contenuti a riguardo, piano piano ve ne porteremo sempre di più. Oggi vi portiamo alla luce un articolo uscito su Repubblica il 25 novembre, quindi abbastanza recente. Fa delle considerazioni riguardo le piste ciclabili. Non che a noi con il nostro sport ci interessi molto, non ce ne facciamo nulla sostanzialmente, anche perché qua non ci sono. È proprio questo il punto, ovvero questo articolo è scaturito da un'analisi fatta da Clean Cities, Kyoto Club, Lega Ambiente e la FIAB. Una raccolta di firme organizzata da Clean Cities che porta alla luce un fatto, ovvero in Italia si sono investiti 100 miliardi per l'auto mentre un solo miliardo per il trasporto in bicicletta. È un dato abbastanza emblematico. Chiaramente i riferimenti delle città italiane messi a confronto con le migliori città europee per la ciclabilità, Amsterdam e Copenaghen, non reggono. Perché non reggono? Perché l'Italia è anche a livello non solo di cultura, non è solo culturale a mio avviso il problema, ma è proprio geologico. Chiaramente nelle più grandi città, magari del nord, sono presenti molti più chilometri di piste ciclabili rispetto a territori come possono essere quello nostro. Per andare a lavorare da qui anche 40 minuti di strade tortuose, dissestate, strette, in mezzo alle colline, no? Se uno vive in città e lavora a 2 km è una cosa che uno può permettersi di fare, quella di andare in bicicletta. È chiaro che lì devono esserci le piste ciclabili. Un dato che fa anche riflettere, che forse anche proprio per questo motivo, è il numero di autoveicoli per 100 abitanti. L'Italia è il paese a livello europeo con il maggior numero, 67 nel 2020. Sì, un po' il problema è culturale, un po' il problema è anche effettivamente dovuto dal territorio, dalle condizioni che naturalmente la nostra penisola ci offre. Quello che viene riportato nell'articolo è un tentativo di far muovere le autorità e favorire maggiormente, insomma, lo sviluppo di piste ciclabili, che poi incentivare l'utilizzo della bici non è solo fare piste ciclabili. Comunque sia, il dato, la sproporzione che c'è tra auto e biciclette, sia allo stato attuale che anche a livello di investimento, è abbastanza preoccupante a mio avviso. Si andrà in futuro verso un grosso sviluppo delle ciclabili nelle città, perché appunto il punto di riferimento è quello delle capitali nord europee. La ciclabile diventerà una cosa normale, andare a lavoro in bici, fermarsi ai semafori, e gli incroci saranno anche per le bici, i segnali saranno anche per le bici. Insomma, chi è stato un po' Londra, Copenaghen, così sa di cosa parlo. Poi una volta uscito dalle città, appena si uscirà dai centri urbani, le ciclabili non verranno fatte, o verranno fatte magari, però saranno quelle brutte che vediamo continuamente ai lati della strada e tenute anche male. Poi ci sono casi e casi. Due terzi delle ciclabili fatte in Italia sono pensate per il turista, non sono pensate per il cittadino. Cioè è diverso, bellissime piste ciclabili, ma sono effettivamente magari sull'appunto panoramico per i turisti. L'Italia, chiaramente il turismo è uno dei principali aspetti del nostro paese, però appunto l'impegno verso la normalità dell'usare la bici in questo paese non c'è ancora, forse. Questo è quello che l'articolo vuole portarci alla luce. Secondo voi arriveremo a essere un paese totalmente ciclabile? Io non credo, però ditemi anche la vostra. Un'altra rubrica? Un attimo, mi sto scaldando io, no? Non è che autofocus? No, non sono io, sennò sai che palle, sempre io. C'è Gianluca che purtroppo sta male, quindi non può registrare, però volevamo farvi sapere che c'è anche la rubrica tecnica, quindi news di roba tecnica, che è meglio che ne parla il meccanico, e anche magari qualche piccolo inserimento di qualche trucchetto per manutenzione e roba varia, no? Perché ci piaceva far vedere anche qualcosina che almeno uno da casa non fa troppi danni. Lo faremo direttamente qui dall'officina quando torna Gianluca, che adesso speriamo che si rimetta in fretta. C'ha solamente un po' di raffreddore, poverino. Ciao!